Ciao a tutti, sono Elisa e benvenuti in una nuova puntata di Ho iniziato nuove serie manga. In questa nuova puntata avrò ben quattro titoli. Come saprete non accumulo tantissimi perché non vorrei fare video troppo lunghi, quindi ho accumulato quattro titoli, quattro nuove serie manga che vi voglio presentare o comunque che vi voglio far conoscere se non le conoscete, e quindi procedo subito ad elencarvi quello che ho iniziato. Primo titolo che vi voglio assolutamente segnalare e che vi voglio assolutamente consigliare è Underwater di Yuki Urushibara, edito dalla Dynit nella sua collana Showcase, che come sempre e come vi ricordo io amo tantissimo, al prezzo di 16,90 euro. È una serie in due volumi. Cosa non mi è piaciuto di questo volume? Comincio subito con l'aspetto negativo, solamente la parte della copertina, perché la copertina, come potete notare, non rende assolutamente l'immagine che c'è al suo interno, cioè sotto c'è l'immagine della protagonista ed è un'immagine bellissima che ho visto su internet, ma che qua non rende assolutamente. I pro dell'edizione sono la carta bianca e non trasparente questa volta, assolutamente un'edizione eccellente sotto questo punto di vista. Per quanto riguarda invece la storia, questo titolo l'ho scoperto grazie a Yue. Yue lo trovate come su Instagram come Yue Lung, mi pare, ma anche un suo blog che dopo vi lascerò qui nell'info box. L'ho scoperto lì e praticamente me ne sono innamorata assolutamente. Sono andata a spulciare le varie scan perché in Italia ancora non esisteva un'edizione. Non ci sperava nessuno. Quando è stato annunciato a Lucca abbiamo fatto i salti di gioia. Questa autrice la conosciamo già in Italia perché è stata pubblicata da Star Comics la serie Mushishi o Mushishi, non so come si pronunci. Quello che mi ha attirato subito di questa opera è appunto la trama. Il suo nome originale è Suiki, se non mi sbaglio. Underwater parla di Chinami, una ragazzina che frequenta le medie e che in un giorno normalissimo succede che la giornata è molto accaldata, sviene e si ritrova in questo sogno dove lei viene catapultata in un mondo parallelo, pare, e precisamente in un piccolo villaggio montano dove abitano solamente due persone, un uomo anziano e un ragazzino visibilmente giovane, quindi un ragazzino delle elementari circa, che si chiama Sumio. Quello che non comprende Chinami all'inizio è appunto il fatto che in questo villaggio abitino solamente due persone. Lei continua a fare questi sogni ogni volta che si addormenta o si appisola, comincia a parlare con Sumio, quindi avere interazioni con i due soli abitanti del villaggio, più con Sumio che con il suo presunto padre, che Chinami pensa essere il nonno in realtà. E quindi lo comunica all'unica persona di cui si fida e con cui ha un dialogo maggiore, perché con la madre non ha molto dialogo, ed è sua nonna. Sua nonna rimane sbalordita e le dice solamente che quel paesino che lei vede è praticamente il posto dove ha abitato per moltissimo tempo. Da questo momento in poi capiremo che sia la nonna di Chinami che la sua mamma non hanno voluto parlare di un pezzo della loro vita che le ha segnate tantissimo. E qua ci viene raccontato quindi la giovinezza della nonna di Chinami e poi tutto quello che ne consegue. Quello che lascia il primo volume di Underwater è una tristezza assoluta e il cuore spezzato. C'è una perdita che secondo me, secondo tutti noi presumo, è incolmabile e che non si può superare e che non ha superato nemmeno la nonna di Chinami, e che ha poi condizionato senza dubbio la sua figlia e quindi la madre di Chinami. Una storia veramente delicata che punta sul vivo delle nostre emozioni e che io che mi ha lasciato senza parole. È così bella, come ho detto anche su Instagram, da far star male. E quella che la rende anche bellissima sono i disegni di Yuki Urushibara, che sono disegni veramente
puliti e veramente adatti a questo tipo di storia, molto molto giapponesi. E quello che ci colpisce soprattutto sono le ambientazioni e l'atmosfera dove ci porta appunto l'autrice. È un volume che io vi consiglio, una serie che vi straconsiglio. L'ultimo volume di questa serie dovrebbe uscire questo fine mese, quindi io non posso che consigliarvelo perché io sono rimasta veramente stupefatta da una serie del genere. Anche se avevo visto qualcosa, ma non l'avevo mai letta, la conoscevo abbastanza, ma quando l'ho letta in italiano sono rimasta veramente colpita. E devo dire che ve la straconsiglio perché è veramente una serie delicata e che parla del superamento del lutto incolmabile, ripeto, che non finirà mai questo lutto, però bisogna comunque andare avanti. Quindi io ve lo consiglio caldamente. Un'altra serie che ho iniziato, che consta anche questo di due volumi, quindi una miniserie, è Poison City di Tetsuya Tsuzui. L'autore lo conosciamo per Manhole, e quindi tutte le ristampe che stanno facendo la J-Pop delle sue opere in cofanetti bellissimi. Queste io non le avevo, possedevo solo Manhole, che a me è piaciuto tantissimo, quindi per me Tsuzui era una garanzia ed è una garanzia. Questa serie si consta, come vi ho detto, di due volumi e al prezzo di 7,50 € l'uno. Io andando in fumetteria non ho trovato il cofanetto che mi sarebbe piaciuto prendere, ho trovato il primo volume e l'ho ugualmente preso. I volumi costano abbastanza, quindi vi consiglio caldamente di acquistare il cofanetto che su Amazon troverete a 12 euro. Assolutamente con il cofanetto risparmierete di più. Questa edizione è bellissima perché è una sovracopertina qua gommata, ma non è quel gommato fastidioso che attira polvere, è un gommato liscio, non so come spiegarlo. Comunque al tatto si sente tantissimo e ho apprezzato veramente tanto questa tipologia di edizione, che appunto ha una sovracopertina, è un seinen come penso tutte le opere di Tsuzui. È molto interessante questo volume o questa serie in generale perché parla appunto dei giorni nostri. È ambientato proprio nel 2019, a ridosso delle Olimpiadi di Tokyo. Si è scatenato nel governo giapponese una censura selvaggia, la censura ai manga, quindi ai fumetti in generale, e questo colpisce tutti i mangaka che stanno scrivendo per una rivista, per una casa editrice, e quindi stanno portando avanti le loro serie. In particolar modo in questi volumi parleremo del mangaka Mikio Ibino. Mikio Ibino è un emergente che sta cercando di farsi pubblicare il suo primo manga, Dark Walker, che parla appunto un manga horror che parla di cannibalismo. Riesce a trovare una casa editrice che vuole pubblicarlo e quindi gli dà indicazioni su come fare la storia, se va bene, se vanno bene i dialoghi, se vanno bene i disegni, eccetera. Il problema è che imperversa appunto questa censura selvaggia, che censura praticamente tutto, da magari shoujo classici che hanno come tema l'amore tra due fratelli che poi si scoprono non essere fratelli, per esempio una specie di Marmalade Boy, ecco, diciamo così, ed è quello che tocca appunto a Ibino. Pur essendo un emergente, gli verrà appunto censurato il suo manga che era stato appena pubblicato. Questo comporta molte conseguenze. Quello che ci descrive Tsutsui è la realtà dell'editoria giapponese. Quindi questo è un manga autobiografico che denuncia assolutamente la mancanza o comunque la restrizione della libertà di espressione. L'ho trovato davvero interessante e davvero illuminante perché io non conoscevo questo tipo di censura così forte in Giappone. In realtà non è a questi livelli estremi, sicuramente, però da quello che si è capito esiste. Ed è veramente sconvolgente.
L'ho trovato interessantissimo, non vedo l'ora di avere il secondo numero tra le mani. Sicuramente non è una lettura che potete fare nei momenti di relax, è una lettura impegnativa, però l'ho trovata illuminante davvero. Per quanto riguarda i disegni, ci sono momenti in cui i disegni di Zuzu mi piacciono, i momenti di calo, almeno mi pare così di vedere durante la lettura. Ma quello che vi colpirà, o a me ha colpito tanto, è appunto la trama coinvolgente e per nulla banale e scontata, perché si intersecherà il manga di Ibino con la realtà dei fatti. E alla fine del volume ci sarà un colpo di scena riguardo che toccherà appunto il manga di Ibino e vedremo dove andrà a finire appunto tutto ciò. Non vedo l'ora di leggere il secondo volume, io ve lo straconsiglio come vi consiglio anche Manol, che è quello che ho letto io molti molti anni fa. Veramente Tsutsui rimane una garanzia per quanto mi riguarda e pian piano recupererò anche tutto il resto. Questo è più che nuova serie manga, è una rilettura fatta dopo anni che sto recuperando per ovvi motivi. Sto parlando di Mushishi o Mushishi, sempre di Yuki Urushibara, al prezzo di 6 euro, edito da Star Comics, è uscito nel 2009, precisamente nel novembre del 2009. Io avevo già la serie completa, solo che è finita tra le varie serie che ho dato a mio fratello e non si sa, praticamente non so dove è andata a finire, se c'è più o non c'è più. Quindi ho deciso di recuperarla in modo da averla con me e poterla apprezzare al meglio, perché all'epoca non gli diedi molto peso, ecco, diciamo così, non ero pronta ad un'opera del genere. Quindi che cosa è successo? Che con l'uscita di Underwater mi è venuto in mente appunto di recuperare tutto Mushishi o Mushishi. E quindi ho iniziato a leggere il primo volume e infatti, come sospettavo, mi è cambiato un po'. Mi è cambiata appunto la mentalità dal 2009 ad oggi, che sono passati 10 anni, e ho cominciato ad apprezzare tantissimo Mushishi o Mushishi, ve lo devo dire. Di cosa parla? Ginko, che è il protagonista, è un Mushishi. Praticamente lui aiuta le persone che sono state colpite dai Mushi. I Mushi sono degli spiriti, comunque delle creature che stanno sul livello tra la vita e la morte, ecco, un livello spirituale in quel livello lì, che colpiscono le persone, principalmente, vedremo in questo primo volume, dei ragazzini o dei bambini che sono stati isolati a causa dei Mushi o comunque che hanno subito delle conseguenze pesanti a causa dei Mushi e quindi non sono accettati dalla società. Dove Ginko aiuterà appunto queste persone a liberarsi da questo malessere, che può essere considerato un malessere o comunque una condizione di isolamento, di frustrazione o di tristezza che pervade questi ragazzini barra bambini. Quindi quest'opera si compone da storie autoconclusive, direttamente ambientate in un Giappone classico, quindi se vi piace l'ambientazione classica del Giappone, classica nel senso antico del termine, sicuramente questo vi piacerà tantissimo. I Mushi non esistono, nel senso neanche nel folklore giapponese, sono stati inventati da Yukio Urushibara, però vengono comunque ripresi dal folklore, dalle leggende giapponesi. Il manga nel 2003 ha vinto l'Excellence Prize del Japan Media Art Festival e nel 2006 il miglior manga del Kodansha Manga Awards. Quindi è un manga premiato e apprezzato. Non in Italia, perché in Italia non è stato molto apprezzato, anzi è stato piuttosto snobbato, ma è un manga che riletto oggi assolutamente con la mia mentalità odierna ho apprezzato davvero tanto. Si apprezzano i particolari, si apprezzano le sfumature caratteriali. Non avremo mai non sapremo mai chi è Ginko in realtà,
perché non avremo mai un volume dove si parlerà del passato di Ginko, ma sono solamente storie autoconclusive. Questo ve lo devo dire perché magari a tutti non piacciono le storie autoconclusive, quindi è meglio essere chiari in questo senso. I disegni sono quelli di Yukio Shibara. Io trovo questo primo volume, ci sono anche le pagine a colori, fatto veramente bene e delicatissimo, come le storie, come Underwater. Io ho ritrovato le stesse atmosfere. Quindi, a parte che è un'edizione stupenda, perché questo è tutto in cartoncino e a 6 euro è veramente regalato, ve lo dico sinceramente, lo sto recuperando pian piano. Sono arrivata a recuperare il quarto volume, poi quando ho finito tutta la lettura, se vi fa piacere posso dedicargli un video a parte, fatemelo sapere qui sotto. L'ultimo volume riguarda il maestro e il dio dei manga Osamu Tezuka, e sto parlando di Kirito, appunto di Osamu Tezuka, che fa parte dell'Osamushi Collection. È una delle uscite più recenti insieme a Yako, che ho già ordinato ovviamente, di cui gli parlerò più avanti o magari a parte. Questo è un primo volume di 3. L'edizione della Hazard mi pare fosse a 2 volumi, questo invece è suddiviso in 3 volumi a 12 euro l'uno, quindi assolutamente fattibile, diciamo, soprattutto se lo acquistate su Amazon con il 15% di sconto. Kirito mi ha colpito tantissimo perché prima di acquistarlo ho guardato la trama, perché non volevo acquistare cose che magari non mi potessero piacere. Quando ho visto ho letto la trama, l'ho trovato estremamente interessante e devo dire che non ho sbagliato. Di cosa parla Kirito? Kirito parla appunto di Kirito Sanai, un giovane medico che si ritrova ad avere a che fare con un paziente anomalo, colpito da un morbo strano che trasforma, quindi deforma, i pazienti rendendoli simili a dei cani o a dei procioni. Quindi gli diventa un muso, le mani non sono più mani umane ma animali, e quindi Kirito si trova appunto a studiare un caso molto particolare. Sanai fa delle ricerche e scopre che questo tipo di morbo colpisce solamente gli abitanti di un paesino di montagna chiamato Inogamizawa, e quindi decide insieme al suo responsabile di andare a fare delle ricerche all'interno appunto del villaggio stesso, per vedere da cosa scaturisce questo tipo di morbo, perché colpisce solo gli abitanti di quel villaggio e non viene trasmesso alle altre persone al di fuori del villaggio stesso. Quello che troverà però all'interno del villaggio, una volta arrivato, è praticamente l'isolamento. Non potrà lasciare più il villaggio, quindi viene sequestrato e soprattutto più avanti scopriremo perché il suo responsabile ha mandato senza qualsiasi tipo di precauzione Kirito in quel villaggio. Scopriremo l'inferno totale. Quello che ci porta questo viaggio, almeno dal primo volume, è una sorta di critica che può essere anche attuale, come tutti i manga di Tezuka. Troveremo dei temi molto attuali, tra cui la sperimentazione in generale e l'arrivismo delle persone. È un manga che mi ha colpita tantissimo, ne sono rimasta davvero innamorata e non vedo l'ora di leggere il secondo e il terzo volume per capire dove andrà a finire la storia. È un manga sicuramente adatto ad un pubblico maturo, perché questa è la fase matura di Tezuka, e ritroveremo un Tezuka con delle graficamente molto più adulto rispetto ai manga che abbiamo visto prima, rispetto a Melmo, rispetto a Ludwig. È un tratto adulto e sicuramente la storia è molto interessante. Io ho letto della fase adulta, diciamo, di Tezuka solo Alabaster, ma questo mi ha colpito decisamente di più per le tematiche che porta e per la storia veramente intrigante. Cioè, difficilmente vi scollerete dalla lettura di Kirito, dovrete leggerlo tutto in un fiato e vorrete sapere di più, quindi sarà dura aspettare il prossimo mese, penso, perché è uscito, mi sembra che siano uscite mensili.
sarà dura aspettare gli altri volumi, ma sicuramente ne vale la pena. Come al solito, l'edizione J-Pop è bellissima, ha una sovracopertina e una copertina diversa, e la carta è veramente super bianca. Io ho adorato questo volume, pur essendo riconoscibile Tezuka, come potete notare, il suo tratto cambia drasticamente. Inoltre, se notate, Tezuka parla di un dottore. Lui è stato laureato in medicina, quindi parla anche delle criticità che ci sono per dei giovani dottori e quindi tutto ciò che comporta anche essere un giovane medico e quello che uno deve subire. E veramente io l'ho adorato questo volume e me ne sono innamorata. Conto di leggere Hayako prima possibile perché l'ho recuperato recentemente e mi dovrà arrivare fra pochi giorni, però questo ve lo straconsiglio. Bene, con questa è finita la puntata di Ho iniziato nuove serie manga. Spero che vi siano piaciute le serie che vi ho fatto vedere. Fatemi sapere se avete letto qualcosa o se acquisterete i nuovi titoli. Vi ricordo che nell'info box troverete tutti i link utili per seguirmi sui miei due social, cioè Facebook e Instagram. Su Instagram mi troverete come Afrodite Urania YT, mentre su Facebook come Afrodite Urania, ovviamente. Sempre nell'info box troverete tutti i link utili ad Amazon per acquistare i volumi se vi va, per supportare il canale. E con questo ho finito, spero che il video vi sia piaciuto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!